Ci sono Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e tutti gli altri che ormai conosciamo bene. Insomma, ci sono i vaccini anti-Covid. Ma nel 2021 non abbiamo scoperto solamente i vaccini contro il virus che ci ha bloccati in questo anno e mezzo. Anzi, la ricerca di formulazioni sicure ed efficaci ha fatto significativi passi in avanti anche contro tanti altri virus, che grazie a nuove tecnologie come quella dell'RNA messaggero, quella dei vaccini Pfizer e Moderna per intenderci, hanno trovato una risposta che i metodi convenzionali non erano riusciti a dare. È questo il caso di patogeni che rappresentano un rischio per la salute pubblica per il loro potenziale epidemico, come Ebola, Nipah, Zika, oppure per l'insufficienza o la mancanza di contromisure efficaci, come nel caso del virus dell'immunodeficienza umana, l'HIV, o il virus respiratorio sincitiale, l'RSV, o il virus Epstein-Barr, EBV. Contro queste e altre minacce virali, l'ultimo anno è stato ricco di scoperte importanti. Ultimo in ordine di tempo è il promettente sviluppo del vaccino contro l'HIV, messo a punto dalla statunitense Moderna, che nell'ambito dell'ambizioso programma di sperimentazione avviato nel 2021, testerà per la prima volta due diverse versioni del nuovo siero mRNA nell'uomo. Altri due trial clinici e in asse di partenza riguarderanno altre due nuove formulazioni a base di mRNA, una contro il virus Nipah e una contro il virus dell'influenza stagionale, per la quale il vaccino deve continuamente essere aggiornato. Teniamo a mente che l'efficacia del vaccino antinfluenzale classico si aggira intorno al 65%. Se quella base di mRNA dovesse anche solo avvicinarsi all'efficacia del 95% di quella anti-Covid, beh. Ma non è tutto, sempre Moderna sta testando vaccini a mRNA contro il virus dell'influenza aviaria H7N9, contro il virus di Epstein-Barr, contro il virus respiratorio sincitiale, contro Zika e contro il citomegalovirus, che non è un dinosauro ma è un virus. Oltre a sostenere gli sforzi nello sviluppo e sperimentazione di vaccini contro malattie come i tumori. In quest'ultimo settore di ricerca fanno ben sperare i risultati di fase 1 pubblicati su Nature da un team di ricerca tedesco, che ha testato un nuovo vaccino peptidico contro il glioma diffuso, una forma di tumore al cervello, dimostrando efficacia e sicurezza del siero. Analogamente anche Pfizer, che in collaborazione con BioNTech ha tagliato per prima il traguardo del vaccino anti-Covid, ha una pipeline ricca di nuove entità molecolari, compreso il vaccino a virus intero inattivato contro l'encefalite trasmessa dalle zecche. Un'infezione virale del cervello e della colonna vertebrale che può essere trasmessa all'uomo attraverso il morso di un insetto. Sì, avevate ansia per gli insetti, adesso ce l'avrete di più. Recentemente approvato dalle principali agenzie regolatorie, il nuovo siero si aggiunge all'antipneumococcico 20 valente, il primo ad essere autorizzato per la protezione da 20 diversi sierotipi, responsabili della maggior parte delle malattie pneumococciche invasive e della polmonite. Guardando sempre a Pfizer, è in fase avanzata di sperimentazione anche il vaccino contro l'infezione da Clostridium difficile e da virus respiratorio sincitiale. Il 2021 ha portato sviluppi importanti anche nel miglioramento di candidati vaccini, come quello contro la malaria, che nella formulazione sviluppata dall'Università di Oxford ha mostrato un'efficacia del 77%, diventando il primo siero ad aver superato l'obiettivo del 75% specificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un altro storico risultato è stato raggiunto dai ricercatori di un istituto californiano, che hanno progettato un vaccino contro l'Ebola che nei test preclinici ha dimostrato di indurre una risposta anticorpale neutralizzante più potente rispetto a quella del siero attualmente disponibile. Da non dimenticare la disponibilità anche in Italia del nuovo vaccino contro l'herpes zoster, che ha un'efficacia superiore al 90% e può essere somministrato anche ai soggetti immunocompromessi che non possono beneficiare del vaccino attuale. Per molti di questi sieri la strada da percorrere è ancora lunga, ma molti di essi hanno il potenziale di contrastare efficacemente malattie e scongiurare eventuali future pandemie. Il tutto scoperto sempre tra il 2020 e il 2021. Un anno che, a guardare bene, non è fatto solo di Covid.